Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci imbarcheremo in questa impresa assurda, gigantesca, che io sto rimandando da mesi, ovvero super mega decluttering della mia cabina armadio, perché ce n'è davvero davvero bisogno. Adesso vi faccio vedere, sta per esplodere, non mi sta più niente e mi sono resa conto negli ultimi mesi che ho tantissima roba che io non metto da anni. E voi lo sapete, io non sopporto avere cose che non utilizzo, che non mi servono. Come in tutti i video di cluttering, ci tengo a fare una piccola premessa, perché mi chiedete sempre: ma poi le cose le butti? No, assolutamente no, a meno che i capi non siano rovinati, non più utilizzabili. Tutti i capi a fine video verranno donati, non li butto via, è ovvio. Questa è la situazione nella mia cabina armadio in questo momento. Può sembrare tutto in ordine, ma in realtà voi non sapete che ogni singola mensola, ogni singolo cassetto sta per esplodere letteralmente. Cioè non posso aggiungere nulla e ci sono troppe cose che appunto non utilizzo, devo dare assolutamente via. Come potete notare, ci sono anche le cose invernali, perché qui in Olanda anche in estate fa freddino, non è come da noi in Italia che le temperature cambiano così tanto dall'inverno all'estate, quindi raramente faccio il cambio dell'armadio, quindi per questo vedete anche le cose invernali. Alle mie spalle borse, scarpe, ma qui non faremo decluttering perché delle scarpe già ho fatto un bel decluttering un po' di tempo fa. Ma guardiamo un po' in che condizioni è la parte dell'armadio, che poi ho anche un sacco di roba in camera da letto dove ho altri contenitori, cassetti eccetera, e anche lì devo veramente fare spazio perché, cioè, rendetevi conto. Allora, non riesco neanche ad aprire i cassetti per quanto sono pieni, e tutte le cose che metto qua stirate ovviamente poi vengono fuori, ecco adesso non si chiude più, poi vengono fuori un disastro. Ok, cioè, rendiamoci conto. Secondo cassetto, anche questo non si apre. Oh mio Dio, ok. Tra l'altro questo nuovo abito che ho preso in Italia, dove l'ho preso? Da Liu Jo. Ancora con l'etichetta, sì, da Liu Jo. E sì, bellissimo, nuovo, stupendo, pagato anche un bel po' ed è lanciato qua. Perché non mi sta più niente. Ecco, infatti non riesco più a chiuderlo, oddio. Anche qui vediamo anche il terzo cassetto, questo riesco ad aprirlo, ma anche qua vedete che c'è un sacco di roba, tipo questo abito non mi sta per niente bene, devo darlo via, questa non mi sta per niente bene, devo darla via, c'è un sacco di roba che già vedo che non voglio tenere. E qua non c'è niente di diverso, perché anche qua c'è un bel disastro. E qui ci sono un po' più cose da amare, ecco, questo è quasi decente, ma sì ragazzi, qui c'è da fare una bella ripulita, non solo nei cassetti, ma anche per quanto riguarda le giacche, c'è tipo questa. Questo parka, ad esempio, fa molto 2012, 2013, eccolo qua, e non lo metto probabilmente sempre dal 2012, dal 2013, quindi questa sarà la prima cosa che do via ragazzi in questo video, perché lo vedevo da un po' e non vedevo l'ora di liberarmene. Voi li usate ancora i parka così? Io decisamente no. Altra cosa che daremo via, e iniziamo proprio in bellezza perché questa è anche parecchio costosa, questa è una giacca di Chiara Ferragni, vi faccio vedere il logo, eccola qua, giacca jeans di questo bellissimo colore fucsia. Il problema di questa giacca è che ha una forma strana che io non so bene come descrivere, però rimane tipo troppo larga in questo, in questa parte qui dalle ascelle in giù, praticamente ha una forma strana e non mi sta per niente bene, e alla fine ce l'ho da 2 anni e non la metto mai. Quindi, nonostante sia costosa e praticamente seminuova, la darò via. Non so se ha senso venderla. Adesso farò una ricerchina, perché non mi ricordo neanche esattamente quanto l'avevo pagata, ma appunto questo brand non è economico, però sicuramente diamo via anche lei. Tra le giacche e i cappotti ho trovato questo cappottino di Zara, che non ho mai messo ragazzi, è nuovo ancora con l'etichetta. L'unico problema, come in tutti i maglioni, giacche, sempre mi succede, sono molto alta e ho sempre le maniche troppo corte, è una cosa che mi dà tantissimo fastidio, però in realtà il cappotto, cioè, mi sta anche molto largo in realtà in vita, devo dire che mi piace. Pensavo di darlo via, ma dopo averlo provato non lo so,
so, non mi convince tantissimo in realtà perché sta un po' largo, ma consigliatemi, secondo voi devo tenerlo o devo darlo via questo cappottino? Questa giacca jeans, ragazzi, la amo, non vanno più di moda le giacche jeans così strette. Questa è della Levi's, ma è stato un regalo di Too Faced. Vi faccio vedere, eccolo qua il logo. Too Faced manda sempre dei pacchetti meravigliosi e appunto c'era questa giacca. Hanno messo anche il nome del mio canale, poi con tutte queste spille bellissime. Mi sa che me l'avevano regalata questa quando era uscito il Better Than Sex mascara. Questa giacca appunto non va più tanto di moda così, perché vanno di moda o più corte e comunque molto più oversize rispetto a questa, che è uno slim fit, diciamo. Però questa ovviamente non la darò mai via, mai, è preziosa. Giacca Saint Laurent meravigliosa, anche questa naturalmente non la darò mai via, ma mi sono ricordata di averla e non vedo l'ora che faccia un pochino più freddo per indossarla, anche se mi sembra tutta stropicciata in realtà, perché sotto ho un altro vestito, perché ho talmente tanta roba, ragazzi, che devo mettere 2, 3, 4 capi uno sopra l'altro sugli appendini. Comunque sì, questa la indosso tantissimo in autunno. Poi c'è questa giacca, ragazzi, che ha ancora l'etichetta, cioè non è possibile, e ce l'ho da almeno 3 anni. E non l'ho mai messa, non l'ho mai messa perché nonostante mi piacesse sul sito, è appunto di Pretty Little Thing. Nonostante mi piacesse molto dal sito, poi in realtà ha un effetto cheap al tatto che non mi ispira particolarmente, e quindi ogni volta che volevo indossarla la mettevo e poi cambiavo idea e mettevo un'altra giacca. Quindi anche questo, ragazzi, se ne deve andare, perché non ha senso tenerla anni con l'etichetta, veramente non ha senso. Bye bye. Volevo dare via anche quest'abito che in realtà non ho mai indossato e avevo preso perché mi piaceva il colore, che è super in palette essendo io Summer Light, però volevo darlo via. Adesso però che l'ho messo qui sto cambiando idea, perché sto pensando che con una cintura marrone, dei sandali marrone, ci potrebbe stare anche molto bene in realtà, una giacchetta jeans, quindi no, penso che questo lo tengo. Questo abito blu, molto bello il colore, mi piace un sacco, ma è troppo corto per i miei gusti, mi arriva a metà polpaccio. I miei polpacci sono una sicurezza gigantesca per me, quindi gli abiti lunghi devono arrivare o sopra, cioè gli abiti per me devono arrivare o sopra il ginocchio oppure sulla caviglia. Non mi piacciono assolutamente a metà polpaccio, l'avevo preso online e la modella era più bassa di me, come succede spesso, e sembrava che fosse lungo, invece no. Questo lo do via malincuore perché il colore mi piace un sacco, la forma mi piace, però non mi ci vedo per niente bene. Altre due cose che daremo via sono quest'abito lungo di Boohoo, che cioè, è anche carino e comodo, ma l'ho stra utilizzato veramente tantissimo, può andare tranquillamente in pensione. E altra cosa che daremo via è quest'altro abito. Come forma mi piace quest'abito, ma non lo indosso mai perché non mi ci vedo tanto bene con questi colori e non ha niente di particolare, quindi anche questo via. Questo sono indecisa se tenerlo o meno. È un bell'abito come forma, ma il colore corallo non mi sta particolarmente bene, quindi penso che daremo via anche questo. Voilà, ho bisogno di fare spazio. Sto trovando un sacco di abiti che non mi ricordavo di avere, anche questo ha ancora l'etichetta. Abito nero estivo, molto carino. E penso che questo lo tengo, non riesco a farvelo vedere benissimo, però sì, c'è il top e poi la gonna morbida, preso da Boohoo chissà quando, perché non mi ricordo assolutamente di aver fatto questo acquisto. Questa maglia, ragazzi, di H&M è vecchissima, penso di averla presa nel 2011-2012, una cosa del genere, decisamente la diamo via. Stessa cosa questo top che mi piaceva tantissimo,
a vederlo sulla modella, penso sia di Asos, ma su di me sta veramente veramente male, cioè l'arancio è uno dei pochi colori che mi stanno veramente veramente male. Poi darò via anche questo abito, nonostante il colore mi piace un sacco, ok è stropicciato ma lasciate perdere, ma il problema di quest'abito è questa scollatura che va a stringere, cioè stringe il seno, mi dà fastidio, poi tipo lo appiattisce, quindi solo ed esclusivamente per la scollatura lo do via, ma è nuovo, non l'ho mai 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 indossato, ma mi è arrivato da un'azienda per una collaborazione, quindi devo dire che la pila di abiti si sta facendo importante. Ho trovato questi due cappotti rossi che non mi ricordavo di avere, né uno né l'altro, non li metto mai. Magari un cappotto rosso potrebbe servirmi. L'ultima volta che l'ho messo, penso, era una sera a teatro. E quindi uno potrebbe servirmi, ma solo uno tengo. Non ha senso veramente tenerli entrambi. Questo come taglia, questo è di Zara e questo è di River Island. Quello di Zara mi ispira molto di più come taglio, è molto più elegante. Ma quello di River Island è decisamente più in palette per me, perché è più freddo come rosso, quindi si adatta meglio al mio sottotono. Penso che terrò questo di River Island e questo di Zara lo do via. E credo che questo cappotto di Zara abbia, non lo so, 6 anni? 7, 6 anni sicuri. Poi c'è questo cappotto bianco, ragazzi, anche questo ce l'ho da un po' di anni e non lo metto praticamente mai, ma mi piace così tanto che non voglio darlo via. Era il regalo di un'azienda con cui avevo lavorato, cioè sì, mi sembra troppo carino per una, tipo per un evento, un qualcosa di, non lo so, anche a Natale, non so, non voglio darlo via. Sì, penso che questo lo tengo così solo per il fatto che quelle cose che dici magari un giorno lo metto, poi quel giorno non arriverà mai probabilmente, ma insomma magari il prossimo decluttering, per adesso lo teniamo. Mio Dio ragazzi, che ci meglio, ho trovato questo foulard di Victoria's Secret, ta-da-dan! Leopardato, penso che sia tipo del 2013 questo, andavano un sacco di moda questi foulardini così da mettere anche tipo sulla borsa, non mi ricordo dove lo mettessi, però non mi ricordavo assolutamente dell'esistenza di questo foulard e lo diamo via. Bye bye. Qua devo fare un bel decluttering anche dei costumi. Allora, qui c'è una borsa da mare. E qui vedo un sacco di costumi che non metto più. Quindi iniziamo a fare un bel decluttering anche qua. Come ad esempio questo vecchissimo che ho da secoli ed è tutto sformato. Ho ritrovato questo costume all'uncinetto intero, è bellissimo, non lo metto da secoli e visto che ho in programma presto un viaggio dove potrò utilizzarlo, quasi quasi lo porterò. Questo non lo do via, vediamo, vediamo. Da questo decisamente lo do via. Non mi ricordo da quanto io ce l'abbia questo bikini, ma la parte sopra mi sta gigantesca e sì, non lo metto mai. Altro costume che darò via è questo di Tommy Hilfiger, l'ho usato molto ma è comunque ancora un ottimo costume, però ne ho veramente veramente troppi, quindi ciao anche a te. Ho fatto un po' di pulizia anche quassù in alto, ho liberato un po' perché ho veramente troppe tute e dietro quelle che vedete ce n'erano altre, anche lì ho dimezzato. E questa è la situation in questo momento. Ta-da-dan! Su questa poltrona non ci sta più niente, è crollato tutto. Direi quindi che siamo a buon punto. Questo significa che sto facendo un buon lavoro, perché per ogni cosa che do via ci penso mille volte e poi vi dico no, Nicole, questa non la metti da anni, non ha senso. Ok, quindi sto facendo un bel lavoro. Abbiamo invaso letteralmente il letto, povero gatto Zember. Amore mio, scusa che ti ho disturbato, ti ho lasciato lo spazio in mezzo per fare la nanna, ma ti ho disturbato. Ok, scusa. Zember stava esattamente qua al centro e questi sono tutti gli abiti, tutte le cose che daremo via, ragazzi. Cioè, guardate che montagna assurda e siamo più o meno a metà, cioè più o meno, quindi come vi dicevo, anche in camera da letto devo fare un mega decluttering, un sacco di roba che non mi serve in questi contenitori, quindi iniziamo a svuotare anche la camera da letto. Questo è il primo cassetto, ci sono t-shirt,
abiti e roba completamente a caso, t-shirt di Neil che lascia qua allegramente. Per esempio, questo abito non lo metto mai perché la scollatura non mi piace. Ciao. Poi c'è questo maglione gigantesco che devo dire sì, è comodo, ma ragazzi mi occupa tanto tanto spazio e ho un sacco di maglie pelusciose così, quindi che questa la diamo via. Poi maglietta fucsia, vabbè questa teniamola. Copri costume, allora questo lo do sicuramente via, questi colori mi stanno malissimo, addio. Poi allora questo che cos'è? Un altro copri costume che però come colore potrebbe anche andare bene. E questo lo do via sicuramente, questo è terribile, è plastica pura, anche questo è una specie di copricostume, plastica pura e tiene caldo, non fa respirare la pelle, nonostante i colori siano carini, ma decisamente, decisamente no, perché è nylon 100%. Intravedo un'altra cosa che non voglio assolutamente tenere, questo non penso di averlo mai messo, acquistato non so dove, ma è super super cheap, cioè è ancora peggio dell'altro, questo è proprio plastica. Per lo stesso identico motivo anche questo diciamo addio. Bellissimo abito ancora con etichetta lanciato qui, che è veramente un peccato e lo avevo pagato anche tantissimo. Cerco di farvelo vedere, ma è bellissimo, super super elegante. È monospalla il top, poi viene stretto in vita da questa cintura e poi ha questa gonna ampia molto molto bella. Questo naturalmente non lo do via, ma aspetterò l'evento giusto per indossarlo, questo lo tengo. Ecco dov'era finito il mio pigiama in seta di Victoria's Secret. È pulito, anche se è super stropicciato perché avevo veramente lanciato le cose, non mi stava più niente, e questo è meraviglioso, morbidissimo, lo adoro, ed è anche di una seta super super pregiata, è la Mulberry Silk. E sono felice di averlo ritrovato, questo naturalmente lo tengo, non sapevo più dove fosse, finalmente ti ho ritrovato, anche se poverino sei in uno stato pietoso. Ok ragazzi, qua la situazione sta decisamente decisamente degenerando, non ho più spazio, non so più dove mettere la roba che voglio dare via, è tutto sommerso dai vestiti. Questa è la situazione attuale ragazzi, è una montagna in continua crescita e ci sono vari strati, per farvi capire, cioè è strapieno, strapieno di roba, sembra il mercato di Nicole, venite al mercato. E sto svuotando anche i vari cassetti, è un disastro davvero, mi rendo conto, ma adesso dobbiamo pazientare, prima voglio svuotare tutto e poi metterò a posto quello che rimane, però sì. Oh my god, quanta roba c'è! Vabbè, dove la metto poi tutta sta roba nell'attesa che vengano a prenderla, non lo so. Un'altra cosa che darò via è questa canotta di Ralph Lauren, e ce l'ho da almeno 6-7 anni, è ancora perfetta perché naturalmente la qualità Ralph Lauren si sa, però non la metto veramente mai, quindi anche se è di marca e anche se ovviamente l'ho pagata un po', preferisco darla via in modo che qualcuno sarà contento di riceverla e la utilizzerà più di me, non ha veramente senso tenere roba che non uso. E poi ho anche il dubbio se dare via questa, che è sempre di Chiara Ferragni, ecco qua, ed è vabbè stropicciata ma è lavata, era anche stirata, solo che poi rimettendo nei cassetti, non essendoci spazio, irrimediabilmente tutto si stropiccia. Però sì, questa è una t-shirt Chiara Ferragni e non mi fa impazzire in realtà, ma mi piace il colore di questa t-shirt, quindi forse questa la tengo, ma questa la do via sicuramente. Ho ritrovato questa t-shirt di Givenchy, c'è scritto, e l'anno era il 2018, collezione primaverile. Penso di aver messo questa t-shirt 5 volte in tutto, probabilmente in questi anni, perché è un pochino troppo pacchiana. Mi piaceva il colore, ed effettivamente è un colore che mi sta bene, mi piace, ma la scritta, vedendola dal sito, non mi ero resa conto che fosse così esageratamente appunto pacchiana, un po' troppo per me, tant'è che le lettere addirittura sono tipo rigide. E tipo
sì, un pochino più, cioè diverse rispetto al tessuto della maglia. Non mi piace questa t-shirt, ma penso di rivenderla, questa l'avevo pagata un bel po', quindi penso di rivenderla sui siti di lusso, di accessori e abbigliamento di lusso. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, svuotato da tutto quello che volevo dare via la cabina armadio, e adesso ho finito anche con la camera da letto. E vi faccio vedere il risultato, che appunto è sconcertante. Queste sono tutte le cose che voglio dare via. C'è praticamente un armadio intero e un guardaroba intero, ragazzi. Ho aggiunto anche altri cappotti, tipo questo, perché ne ho preso uno simile, che è più oversize. Questo andava più di moda qualche anno fa. Dove è anche il mio teddy coat, questo color panna, che mi sta malissimo. Mi sta molto meglio il bianco ottico, ma il panna è terribile su di me. E sì, questo è il risultato della montagna di roba. Adesso non mi resta che andare a sistemare i cassetti che ho svuotato. Finalmente, perché vi giuro, non ho fatto shopping abbigliamento perché non avrei saputo dove mettere la roba. Finalmente posso fare shopping, mi sono già salvata le cose che voglio acquistare, quindi sì. Penso che lo spazio che ho liberato oggi si riempirà presto, ma non ci pensiamo adesso, andiamo a mettere a posto appunto i cassetti, che finalmente sono mezzi vuoti e riesco a sistemarli in modo decente, senza che qualsiasi cosa stirata che io ci metta poi si stropicci in un nanosecondo. Volevo troppo farvi vedere quest'abito, quello che vi dicevo prima, di Liu Jo. È tutto glitterato, super super luminoso, è stupendo. Non l'ho preso per un evento in particolare, appunto, ma mi è piaciuto tantissimo. L'ho provato e non potevo lasciarlo lì. È meraviglioso. Il mio trench di Burberry sta per iniziare nuovamente la stagione dei trench. E questo ce l'ho da, non lo so, 7 anni tipo, ed è sempre, sempre perfetto. È proprio il classico, colore classico, stampa classica, appunto trench, è un evergreen. Questo secondo me è proprio un pezzo da avere nell'armadio, perché non passerà mai di moda ed è super utile e fantastico. Nel frattempo ho deciso anche di togliere tutte le giacche da qua e metterci piuttosto gli abiti lunghi, quindi sposteremo anche gli orologi. Qui ci sono buste Chanel a cui troveremo un posto, perché quelle di Rook & Bone, quelle bianche, che vengono date solo nella bottica appunto in Rook & Bone a Parigi, quella originale, la prima di Chanel, queste bianche non lo so, mi secca sempre darle via, e quindi troveremo un altro posto. Ma penso proprio che sia molto meglio se questa sezione dell'armadio la dedichiamo agli abiti, era un po' sprecata. Molto molto meglio vedere i cassetti, vi giuro, così in ordine, non mi capitava da non so quanto, da troppo tempo veramente. Quindi sono molto molto soddisfatta, e questa è la parte che preferisco in tutti i decluttering. Cioè, ok, sono contenta di dare via un sacco di roba eccetera eccetera, però quando vedo il disordine io non lo sopporto, non riesco a sopportare il disordine, quindi rimettere tutto a posto, vedere i cassetti in ordine mi dà un senso, ragazzi, vi giuro, di benessere che solo chi è estremamente ordinato può capire, ma ti dà proprio un senso di ordine nel mondo che io
adoro, non vedevo l'ora, non vedevo l'ora ragazzi di filmare questo video e voi mi avete aiutato perché se non avessi filmato un video probabilmente avrei continuato a rimandare, onestamente. Ed eccoci finalmente arrivati al risultato finale ragazzi, dopo tantissimo lavoro abbiamo liberato poco i maglioncini, tantissimo cappotti, tantissimissimo vestiti e top e anche felpe e tute. Sono estremamente soddisfatta per come ho sistemato questa parte che prima era un casino e ho cercato di mettere gli abiti anche per in ordine di colore, diciamo. Ho altri abiti, alcuni sono a lavare che devo appendere, però insomma veramente una differenza enorme. E vi faccio vedere i cassetti che sono stati difficilissimi da riordinare. Là dietro ci sono gonne lunghe e qui altri abiti meno eleganti però. Poi qua sotto invece ci sono soltanto top più lunghi qui. Questi sono tutti quanti body e questi altri invece sono top corti. Voilà, mi sembra impossibile. E poi qua sotto ho messo le giacche che prima erano appese qua e sono appunto sia giacche jeans che giacche un pochino più eleganti come questa turchese. E guardate quest'altro cassetto ragazzi, che bellezza! Ci sono altri cappotti che quassù non mi stavano, altri in realtà sono anche lì all'ingresso, però sì, ho tenuto questo bordeaux, poi qui sotto c'è una mantellina cammello e l'altro cappotto che non volevo dare via, quello bianco, molto natalizio, e poi questa invece è la mantellina di Fendi. Anche questa molto molto bella e non vedo l'ora che arrivi l'autunno per indossarla, questa è tipicamente autunnale. E questa è la montagna finale di tutta la roba che darò via ragazzi, una montagna infinita di roba. Non mi aspettavo assolutamente che sarei riuscita a dare via, davvero a declattare, se così si può dire, tutta questa roba ragazzi, non me l'aspettavo nemmeno io e non so neanche onestamente come facesse a starci in tutti i cassetti, perché adesso rivedendo mi sembra impossibile. Comunque sì, questo è il risultato ragazzi, che ne dite? Io penso di aver fatto proprio un bel lavoro. Ok mia family, questo è quanto per il video di oggi, io sono distrutta, stanchissima, ci abbiamo messo tipo 4 ore che tra una cosa e l'altra, probabilmente a voi non sembrerà ma è stata un'impresa biblica, veramente, epocale, che non ci tengo a ripetere per un bel po' di tempo. Quindi mia family, spero che vi sia piaciuto questo video, come al solito non vi dimenticate di mettere like se vi è piaciuto, lasciatemi un commento per qualsiasi domanda o richiesta, ricordatevi che li leggo sempre tutti senza eccezioni e ricordatevi anche di iscrivervi al canale e attivare la campanella, altrimenti quando esce un nuovo video non venite avvisati, mi raccomando. Quindi questo è quanto mia family per oggi, vi mando un bacio enorme, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte e io vi aspetto al prossimo video che sarà domani, già vi anticipo, vi aspetto domani 17:30, ciao!